Beh, inizialmente c'è stata una grande preoccupazione adulta rispetto alla possibilità che non mantenessero le ordinanze, che in considerazione della loro età uscissero e si prendessero, come dire, la licenza di non aderire a quelle che erano appunto i regolamenti in vigore. In realtà i ragazzi hanno dimostrato una capacità di assunzione delle responsabilità mediamente molto alta, si sono responsabilizzati rispetto ai loro nonni, che peraltro adorano nella maggior parte, visto che sono ragazzi spesso cresciuti le ultime generazioni con i nonni che li hanno accuditi mentre entrambi i genitori lavoravano, e si sono assunti anche delle responsabilità all'interno dell'abitazione. Hanno retto, cioè, direi bene, tendenzialmente, esagerando un po' forse, ma si può dire che abbiano resistito alla situazione anche più di quello che ci si immaginava. Ora la situazione inizia a stare stretta a tutti, la convivenza po ha portato anche all'aumento di certe situazioni conflittuali. Quello che ci ha visto impegnati in questi anni, a noi come in questi ultimi mesi, a noi come psicologi, ma in generale anche agli educatori, a tutti coloro che operano nei centri diurni, centri aggregativi, chi vive nelle comunità, è quello di ritrovare una giusta distanza come adulti. Perché il distanziamento sociale ha richiesto una nuova vicinanza anche emotiva e affettiva, si parla un po' più di noi, si sta più a stretto contatto. Credo che ora hanno retto bene fino ad ora, c'è in loro l'aspettativa di avere prospettive di uscita, nuove, diverse, di avere una progettualità che gli consenta di immaginarsi di fare qualche passo avanti, e in questo condividono, come dire, il destino anche con gli adulti. Allora, questo è complicato a dirsi perché questa fase 2 o nuove fasi sono difficili da definire. Faccio un esempio: un conto è immaginare di sostenere dei ragazzi verso, ad esempio, un'estate fatta comunque di qualche forma di vacanza, mare, montagna, gita in autonomia con i propri amici, oppure no, e dovremmo restare nelle nostre abitazioni. Quindi questo è molto difficile. Però io credo che ci siano due aspetti su cui puntare. Uno in generale riguarda il ruolo che l'adulto deve avere. Credo che sempre di più, così come è stato anche in occasione di questa quarantena, convenga puntare più che sul controllo con gli adolescenti, sulla responsabilità, su compiti aggiuntivi. Non starei tanto a preoccuparmi del dirgli, una volta detto, una volta, appunto un'unica volta, che bisogna stare alla giusta distanza, ma gli adolescenti hanno capito che bisogna stare alla giusta distanza. Piuttosto mi preoccuperei di farli sentire parte della ripresa, e quindi penso che qualcuno potrebbe impegnarsi in attività di volontariato, in piccoli compiti date a casa in base ai propri talenti, che sia fare la spesa, andare a comprare qualcosa in farmacia, avvicinarsi stando alla giusta distanza, ovviamente, dai nonni se hanno bisogno di qualcosa. Quindi credo che quello che serva siano compiti aggiuntivi e responsabilizzazione degli adolescenti piuttosto che il controllo.